Ben ritrovati sulla pagina Tourism Peschiera. Siamo oggi sopra Porta Brescia. Siamo qua perché questo è il punto di inizio e di arrivo del percorso museale Peschiera Museo Cielo Aperto, che avete potuto scoprire nelle 16 puntate precedenti consecutive con Claudia, che è la guida di professione di Peschiera del Garda, che si trova all'info point di Peschiera del Garda, che vi ha mostrato appunto come funziona questo percorso, come poterne fruire. E di conseguenza l'invito che vi facciamo oggi è: venite a Peschiera del Garda, venite, prenotate una visita presso l'info point con Claudia, che avete potuto conoscere in questi 16 appuntamenti, perché la scoperta di questa città vi lascia sempre qualcosa di inedito, qualcosa di nuovo da scoprire, ed è, diciamo, la ciliegina sulla torta di una visita in una città patrimonio UNESCO come Peschiera del Garda. Siamo appunto sopra questa porta che, già possiamo dirvi in anteprima, vedrà il suo restauro a partire dal 1 dicembre di quest'anno. Sarà completamente, finalmente restaurata, portandola a quelli che erano gli sfarzi di quando fu costruito, ovvero nel XVI secolo. Ed è questa la cosa più importante, cioè restituire la dignità a questa porta, che ovviamente sente anche il segno di 5 secoli passati che l'hanno vista proprio qua come entrata secondaria di Peschiera, ovvero la cosiddetta porta di campagna, Porta Brescia. Comunque, scendendo da questo ponte, siamo proprio sopra, esattamente nel mezzo, che è un ponte settecentesco, come avete potuto scoprire con Claudio. Beh, dalla tabella numero 1 scendete, siete già in centro storico. Dal centro storico, camminando, potete arrivare nella piazzetta San Marco, da dove prima di tutto si trova la tabella numero 2, ma si trova anche l'imbarco per le visite guidate in barca, che potete tranquillamente fare tutti i giorni con partenza ogni 30 minuti. Seguendo poi il canale trovate la piazza Ferdinando di Savoia con le persistenze del periodo romano, oppure il ponte dei Voltoni alla vostra sinistra, che vi porta in un punto belvedere esattamente nel centro del canale di mezzo. Proseguendo poi la visita su Porta Verona e il Bastione San Marco, che ha così tanti punti particolari, così tante storie che si intrecciano proprio su quel bastione, per scendere poi nel Parco Catullo, che furono gli orti della fortezza di Peschiera del Garda, per proseguire sul bastione Querini, il porto centrale di Peschiera del Garda, il controbastione Tognon, per arrivare poi sempre qua, che è il punto, come vi ho detto, di partenza e di arrivo, con la tabella numero 16, che vi mostra proprio il bastione Feltrin nel momento del suo massimo splendore, dopo il suo crollo e successivamente ai tempi di oggi, quando fu, diciamo, ricostruito o comunque messo in sicurezza come lo vediamo adesso. Quindi con questa puntata io vi do nuovamente il benvenuto sul canale, proseguiremo a breve in barca, e la novità di questo autunno-inverno sarà che Peschiera rimarrà sempre il nostro punto di partenza, ma vi porteremo alla scoperta anche di altri paesi al di fuori di Peschiera del Garda, perché ci rendiamo conto che tutto questo territorio è talmente bello e talmente, diciamo, importante da scoprire, che a noi di Tourism Peschiera fa piacere che questa sia la vostra tappa, questo sia il vostro punto di partenza, ma vi faremo vedere come con questo punto strategico che è Peschiera del Garda potete raggiungere veramente tantissime città e scorci del lago di Garda, che vi lasceranno sicuramente innamorati di questo territorio. E quindi con questo io vi saluto, il prossimo appuntamento sarà in barca mercoledì prossimo, e come sempre viva Peschiera del Garda e viva il lago di Garda.